Sit-in di protesta qui in prefettura da parte di polizia e vigili del fuoco, perché? Sì, oggi tutti i sindacati di polizia e dei vigili del fuoco, quindi il comparto sicurezza e soccorso pubblico, oggi manifesta perché? Perché il blocco degli stipendi e la riduzione degli stipendi, perché le precedenti finanziarie hanno sempre penalizzato gli operatori della sicurezza, e ancora una volta con questo governo ci troviamo di fronte all'ennesimo scempio nei confronti di chi deve garantire la sicurezza per strada. Il blocco del turnover, la riduzione delle forze di polizia per strada, il taglio agli straordinari consentono un risparmio da una parte, ma dall'altra parte sicuramente viene tagliato un servizio. Noi siamo in una città particolarmente delicata dove i tagli allo straordinario hanno ridotto l'attività che veniva svolta presso nei confronti dell'immigrazione. Ci sono colleghi che avanzano centinaia di ore di straordinario non retribuito, e ancora una volta la proroga di un altro anno. La proroga di un altro anno degli blocchi, dei blocchi stipendiali, delle promozioni, quindi significa che chi oggi all'interno ha maturato una promozione viene comunque pagato, all'incarico superiore, però viene sempre pagato con lo stipendio che gli competeva da prima. Cosa proponete adesso? Quello che proponiamo noi è intanto l'impiego immediato dei soldi del FUG, che è il Fondo Unico di Giustizia, cioè i beni sequestrati alla mafia, la parte esigibile che venga impiegata per rifinanziare una parte di fondo perequativo, in maniera tale da evitare che i poliziotti possano limitare il danno, perché anche con questo il danno non viene perequato per intero, perché tutto l'aspetto pensionistico non è supportato. E in una provincia delicata come la nostra, se non decidiamo di dare una mano alla sicurezza in tutti i sensi, perché la legalità passa attraverso la presenza delle forze di polizia sul territorio, senza differenza, così come ha fatto questo governo, fra le forze di polizia a ordinamento civile e quelle a ordinamento militare. Da un lato tagliamo i poliziotti, dall'altro lato consentiamo ai militari di poter andare in pensione a 50 anni di età, che oggi è l'età media della polizia. Noi consentiamo invece ai militari di andare in pensione, e quindi questo sicuramente non lo possiamo accettare, ed è il momento in cui si aprirà un grosso scontro con il governo e le forze di polizia, sicuramente a ordinamento civile, che sono quelle che garantiscono la sicurezza immediata ai cittadini, saranno per strada, e troveremo delle forme di protesta sempre più aggressive.